Oggi si apre la campagna elettorale per la nostra lista, la lista La Fenice, che già col nome fa intendere lo scopo che ci siamo prefissi di raggiungere, cioè fare rinascere questo paese dalle sue rovine. Oggi vi presento i miei 16 candidati al Consiglio Comunale, tutte persone valide e competenti. Ci sono commercialisti, ci sono commercianti, insegnanti, una squadra eterogenea, ma soprattutto al di là dei titoli, quello che per me è assolutamente importante è che sono tutte persone oneste che hanno una gran voglia di fare e di spendersi per questo paese, perché amano questo paese e vogliono farlo risorgere. E gli assessori designati sono due per legge, chi sono e perché li ha scelti? Sì, sono due. Sono l'architetto Francesco Mineo e la dottoressa Tania Scola. Entrambi, ci tengo a sottolinearlo, sono flavesi. Ritengo che sia una cosa importante, perché non è necessario andare a cercare assessori e menti al di fuori del nostro territorio. Abbiamo persone validissime all'interno del nostro territorio, dobbiamo sfruttare le competenze del nostro paese, perché comunque dobbiamo dare l'esempio anche ai giovani, perché in questo modo loro rimangano qui creando a loro opportunità. Non vogliamo persone strane, vogliamo le nostre persone, e quindi i due assessori designati sono flavesi proprio per scelta. Uno è un architetto che opera da sempre in questo territorio e che lo conosce benissimo, l'altra è una dottoressa in giurisprudenza che lavora all'Agenzia delle Entrate di Bagheria. Entrambi, ripeto, al di là dei titoli, sono persone che hanno voglia di fare, pronte a lavorare e a sbracciarsi. Abbiamo un programma abbastanza vasto, perché tutti i componenti della lista hanno dato il loro contributo a questo programma, perché tutti hanno delle competenze diverse. Vi dicevo che sono persone molto eterogenee, seppur unite dall'unico scopo di fare risorgere questo paese, e quindi abbiamo voluto dare spazio alle voci di tutti i cittadini, perché loro conoscono tutti i cittadini.